all'onorevole Pietro Lezzi, già sindaco di Napoli dal 1987 al 1990, in segno di infinita stima, profonda gratitudine e ammirazione per la sua instancabile passione civile e politica, profusa con rigore morale e altissimo senso delle istituzioni al servizio dello Stato e della città di Napoli, e quale affettuoso e caloroso augurio in occasione del suo 90° compleanno. 15 dicembre 2012, il sindaco Luigi De Magistris. Bravo. Qua in sala, incominciando da te, e mo viene subito il fatto tuo, ci sono un sacco di compagni socialisti con i quali mi sono cresciuto. Che devo dire? Non fortunati come me. Sono stati sicuramente più fortunati di me, perché io non ho tracciato nulla come sindaco di Napoli. Era una persona per bene. La nostra è stata un'amministrazione onesta, pulita, ma in generale tutti i socialisti si sono portati come persone per bene. Ma per me, quando dico socialista, è il che tiene l'idea. Uno diventa socialista, si scrive socialista per essere solidale con gli oppressi, per essere solidali con i meno fortunati. Se uno fu socialista per buscare qualche cosa, è fuori luogo. Stamattina mi sento un po' trambiato, emozionato, perché la gioia mia sono i sentimenti. Per cui rimango fortemente imbarazzato per questa manifestazione, che è una manifestazione di affetti. Ma siete proprio sicuri che io meritavo e merito questa vostra appassionata? Sì, un bellissimo ricordo di Pietro, che è stato sindaco dall'87 al 90, un uomo che ha una grande passione, una profondità di analisi politica lucida anche ancora oggi, simpatia, energia vulcanica come questa città. E poi soprattutto rappresenta quelle che sono le tradizioni di un partito che è stato storico, come il Partito Socialista, che ha avuto nelle sue fila uno dei più grandi presidenti della Repubblica, che è stato Sandro Pertini, e quanto avrebbe bisogno il paese dell'energia di un presidente come Sandro Pertini. Quindi oggi siamo contenti di festeggiare al Comune, nella sala giunta, quella che è stata la sua sala giunta dall'87 al 90, i 90 anni di Pietro Lezzi.